Il bombo però non ha il radar e non può salvarsi dai pesticidi. Per questo si stanno studiando api e bombi per costruire robot come alternativa. All'Università di Harvard hanno creato quest'ape robot. Ha la dimensione di una moneta, un'ampiezza alare di 3 cm e le ali che si muovono autonomamente. Non può essere pilotata a distanza perché è collegata a un cavo elettrico e non riesce comunque a riconoscere i fiori. Esteticamente perfetta, ma ne ha di strada da fare. La celebre Università di Boston non è l'unica a cercare di sostituire le api. L'impollinazione è ormai un problema mondiale e molti ricercatori lavorano sull'ape robot. Sempre negli Stati Uniti c'è anche il Savannah College in Georgia che sta progettando un suo robot. Almeno con i colori, qui ci siamo. Interessata a sostituire le api e a riempire i propri scaffali è la più grande catena di distribuzione americana, Walmart, che ha depositato un brevetto per impollinare i campi tramite droni. E da parecchi anni ormai in tutto il mondo si studiano queste api robot, ma di diverso tipo. Oltre a Walmart, il Savannah College e l'Università di Harvard negli Stati Uniti, si sta lavorando all'ape drone anche nell'Università di Tsukuba in Giappone. Anche i ricercatori di Varsavia, in Polonia, e anche all'Università del Sussex, nel Regno Unito. E lì siamo andati noi. Nella facoltà di biologia a Londra si studia come funziona il cervello di un'ape, applicato poi sui droni dalla robotica di Sheffield. Non sarebbe bellissimo se potessimo inventare un robot che può fare le stesse cose che fa un'ape? Prendo un'ape dai nostri alveari universitari e la tengo ferma con la gomma più. E ora le andiamo a liberare. Una ricerca pesante per l'ape, solo il bombo riesce a volare. Siamo arrivati a questo paradosso innaturale. Studiamo l'ape e i suoi segreti, scopriamo come fa passare da un fiore all'altro per migliorare il cervello elettronico di un drone che dovrebbe sostituirla. Nei dipartimenti di robotica a Sheffield studiano anche come l'ape vede, così. Vede a 360 gradi, ma con pochi dettagli. Potrebbero essere usati per impollinare? Potenzialmente sì, in futuro. Oggi droni di questa grandezza non possono farlo. Però, applicando il cervello di quest'ape robot sul corpo leggero di quella progettata ad Harvard, si arriverebbe molto vicini all'ape impollinatrice. L'ape, sottoposta a esperimenti per capirne le capacità produttive, le straordinarie interazioni sociali e le doti di impollinatrice, qui viene studiata però per un'applicazione utile, per esempio per ritrovare le persone nei casi di terremoto. Ma queste conoscenze potrebbero finire nelle mani di chi sta annientando le api e avrà bisogno di sostituirle. Api robot, bombi usa e getta, droni, ciò che serve è riempire gli scaffali, produrre in serie partendo dai semi brevettati. L'80% della produzione mondiale di ortaggi, cereali, frutta è in mano alle multinazionali che producono anche pesticidi. Non solo le api soffrono le conseguenze degli insetticidi. Gli apicoltori devono subire tacendo, perché se denunciano una moria di api, oltre al danno, hanno anche la beffa. Meraviglioso, ma come non ti accorgi? Io l'ho subito un avvelenamento letale immediatamente 7-8 anni fa, proprio per un campo di anguria su cui era stato fatto anche un trattamento aereo. Erano 70 alveari, di 70 alveari ne sono morti completamente, la metà. Ogni alveare in quel periodo conteneva 60-70 mila api, erano il pieno dello sviluppo. Un dispiacere a ricordare questa cosa. Poi mi attivai per le procedure di denuncia, però sinceramente non fu un'esperienza piacevole. La partita di miele è stata sequestrata, messa in osservazione. Io non potevo venderla, non potevo trasferirla, non potevo spostarla fino all'esito dell'analisi. Cioè, le sta ancora aspettando? Mi dispiace dirlo, ma io non ho mai avuto una risposta ufficiale, sì.